però c'è introducilo. 3, 2, 1. Bella cagata. Allora, aspettate un momento. Prima l'inquadratura, prima su di lui, poi su di me e poi dopo. Però abbiamo l'inquadratura. Just get you like hold the little window. Allora, spieghiamo una cosa prima. I tifosi del Napoli fanno sempre sacrifici enormi, ma qui abbiamo un caso proprio eclatante. Presidente, guardate per i sacrifici. Napoli cosa sei capace di fare. A Vincenzo Cuomo. Vincenzo, sì, buongiorno, buongiorno. Sono un po' agitato, non mi devo mettere sul nervoso. Stiamo dicendo che devo fare, come fai domani? Spiegate, allora, Vincenzo, da dove sei partito? Tutto comincia a San Nicola la strada, dove io mi presento spontaneamente ai carabinieri di San Nicola per dichiarare che avevo perso la patente. Cioè, che però non ce l'avevo, diciamo simulando, casomai devo portare la macchina a Londra, cioè mi fermo male. Dopodiché dicono, ho cambiato idea, prendo un treno, così non ho problemi. Però il treno, io tenevo un biglietto Intercity pagato 36 euro, fallo vedere, 36 euro, mostralo, alla quale la signora aveva detto non ti preoccupare, sarei lo stesso, paga la differenza. A differenza, chiama differenza, 250 euro, ma fatelo verbale, 250 euro, guarda, e stiamo quindi a circa 300 euro. Allora partiamo con 250 più 40 80, più 10 euro di benzina, 300 euro. 300 euro. Poi che è successo? Vado a Pisa per comprare e compro un biglietto della Ryanair. Un biglietto della Ryanair sull'andata. Facciamo andare dopo perché ha già tornato. Sono 200 euro, porti conto. Siamo a 500 euro. 500. Allora che succede però? Paga con passaporto, ma non posso avere passaporto. E la polizia non mi fa passare la dogana perché tenevo un verbale del 2006. Guida in stato di ebbrezza, lì viene il bello! Guida in stato di ebbrezza e cagica la macchina, allora ti sto pigliando l'aereo, perché sono tuo pilota! Ma non la favola, ma fermano 2 ore sotto, come si chiama? La polare. Se la polare è polizia, ti pigli? E perde l'aereo! E perde l'aereo! E quando stiamo? Hai buttato i conti? 500. Hai fatto i conti? 500. 500. Ma perde l'aereo, ma ci ha cattato un biglietto! Che costa? 170 con la British Airways! Sono andata! 670 euro ed è solo alle 22:30! Aspetta però! Eravamo già l'albergo! Ha chiamato già l'albergo a Manchester, che era stasera prima, che strunzo aveva 80 euro. 80 euro. Beh, 750. Ok, un biglietto della partita. Quanto l'hai pagato? 30. 30. 780. 30 con 6 ore fila. Tu ora, purtroppo, ci può mettere. Ora allora. Vuoi fare il caffè? No, ti offri il caffè a tutto il pullman. E Sam? E stai buttando tu i conti. 920. Aspetta, stai buco. Allora, però, io non essendo andato più a Liverpool a dormire, dovevo dormire a Londra ieri. 50 euro, meglio di poco. Presidente Laurenzi, 950 euro per comprare un biglietto alla partita. Aspetta, un pullman, gratissimo. Un pullman quanto costa? 750. 35. 30, scusa, più o meno. 985. 900, sentite, stiamo a parare a 1000. Questa è l'ultima 50, la verità no. E poi stiamo pure. Grazie a tutti, Club Napoli, Club Napoli Londra, vi salutiamo con affetto a tutti i tifosi del Napoli, forza Napoli! Ma io comunque veramente me le fatte con da fila, hai ragione, sono 1000 euro. Fantastico, this is great. Bellissimo. Oh, è la carta igienica, ci hanno scrutato. E quant'è, raga? Ma c'è stato più bella così. Non ti faccio guardare il tab, ma che ce ne fai? Oh, 1000 euro è da far studiare. Ah, ma come mi chiama qua YouTube? Uomo 1000 euro. We got it, yeah. Uomo 1000 is fantastic.